La Sicilia che ricicla si tratta del calendario presentato ieri pomeriggio nella sala conferenze dell'ufficio speciale della raccolta differenziata a Catania. Il progetto editoriale, che raggruppa i comuni virtuosi in tema di conferimento dei rifiuti per tipologia, è stato promosso da Ecoface in collaborazione con Legambiente, Corepla e Regione Siciliana. Alla conferenza stampa hanno preso parte il direttore di Legambiente Sicilia, Claudia Casa, l'amministratore di Ecoface, Gero La Rocca, il direttore per l'ufficio speciale per la raccolta differenziata della regione Salvatore Cocina e Massimo Di Molfetta, responsabile dei rapporti con il territorio del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero degli Imballaggi in Plastica. Per i comuni inseriti nel calendario erano presenti il sindaco di Gela, Domenico Messinese, e l'assessore comunale all'ambiente, Simone Siciliano. L'impegno messo dai miei concittadini, dagli abitanti di Gela, venga riconosciuto e viene riconosciuto da Legambiente con un lavoro importante dove vengono inseriti in questo calendario le 12 città che si sono più distinte per la raccolta differenziata. Il lavoro svolto in quest'anno per cercare di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e quindi le percentuali di raccolta differenziata e la qualità della raccolta differenziata hanno dato i risultati che speravamo. La soglia prevista per legge è il 65%, siamo vicini perché oscilliamo intorno al 50%, è chiaro che non basta a questo punto fare soltanto comunicazione così come è stata fatta in maniera molto diffusa negli ultimi mesi, intensificheremo i controlli e cercheremo di fare in modo che ci siano delle agevolazioni per rendere più agevole e più interessante fare la raccolta differenziata. Calendario sostanzialmente riprende 12 realtà siciliane, alcune in cui la raccolta differenziata è già abbastanza avanti, altre che stanno partendo adesso, altre che hanno bisogno anche di una spinta, ma tutte sono delle località molto belle e siccome tutto il territorio siciliano è bello, merita rispetto, merita di essere rispettato appunto attraverso l'adozione di questa buona pratica. Gela tra le grandi città siciliane è probabilmente quella che ha raggiunto risultati di maggiore prestigio. Ovviamente Gela sappiamo benissimo che un territorio urbano così grande presenta problematiche complesse e anche per questo dobbiamo ritenerci soddisfatti per il risultato che sta sfiorando il 50% e quindi va fatto un plauso a tutti i gelesi per questo traguardo che porterà sicuramente grandi benefici alla comunità. Gela, con il suo 50% di raccolta differenziata ottenuto negli ultimi mesi dopo l'introduzione del cosiddetto servizio spinto porta a porta, rappresenta una delle macro municipalità del Mezzogiorno più vicine alla soglia del 65% imposto per il 2020. A Gela, nel calendario, è dedicato il mese di agosto con l'immagine delle Muratimo Leontee, protagoniste della foto realizzata da Maria Rita Cavallo, sono le ginnaste dell'Acrobatic Group di Marco Cuvato, Consuelo Lisciandra, docente all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, e studenti, tutti diretti dalla regista Stefano Rizzo.